Parlavamo con Eric Marienthal nella scorsa intervista del silenzio e ci raccontava quando spesso tra un lavoro e l'altro lui si trova in macchina da solo e allora diceva: io non accendo la radio perché è l'unico momento in cui posso ascoltare il silenzio, anche nel traffico di New York. Volevamo chiederti: il silenzio per te ha un suono ispiratore, e quanto è importante il silenzio per te? Quando io scrivo, quando arrivano a me le idee, perché penso che non ci sia un modo unico di scrivere, esistono tanti modi di comporre, tanti modi di buttare giù. A volte mi domando come mai siano arrivate determinate cose. Faccio un esempio che ricordo molto bene. Quest'estate in Salento, nella casa che ho in Salento, a un certo punto di sera sono andato su in terrazza e ho preso lo strumento ed è venuto di getto l'ultimo pop duo. E ho detto: questo non si tocca, è così. Questo tipo di rapporto con uno spazio silenzioso, perché questa terrazza è fuori dal traffico, ha il cielo che è il suo compagno ideale, e intorno si vedono i tetti, si vedono le piante. Ecco, questi spazi che a volte sono lontani dalla gente sono fonte di ispirazione, e quindi quello spazio è quel suono, perché c'è un suono, non è assenza di suono, c'è un suono, per cui non è un vero e proprio silenzio, ma è un suono silenzioso. In quel caso diventa fondamentale. Se io non avessi avuto quel riferimento, probabilmente non sarei riuscito a completare l'idea che era nella testa, ma poi ha avuto bisogno di uscire andando su. E allora quella sonorità, chiamiamola sonorità, che non si sente, ha già qualcosa. Eh sì, esiste. Ha già tutto. Ha già tanto.